Buongiorno cari Quiriti, cari amici, come promesso parleremo oggi dell'imperatore Domiziano, fratello di Tito. Sono due figure completamente opposte fra loro, uno era ben voluto dal popolo Tito, l'altro era completamente odiato dal suo popolo. Domiziano nasce nel 51 a Roma. Governa dall'81 al 96 d.C. ed è una persona estremamente cupa, autoritaria, usa il pugno di ferro con i suoi ed è molto solo, è un imperatore molto solo, ama la solitudine, come viene ricordato spesso da Plinio il Giovane e Svetonio, che lo descrivono come una persona molto sola. Politica estera molto molto importante, perché mentre Domiziano allontana i senatori, lui non è con il senato, però si fa amico i soldati, dà degli incentivi, dà dei soldi ai soldati e loro lo seguono. Quindi loro seguono Domiziano, lui era loro amico. Quindi politica estera importante perché sconfigge le popolazioni barbariche e rafforza il dominio romano in Britannia. Ok, abbiamo parlato della politica estera di Domiziano. Politica interna è odiato, come abbiamo detto. Viene assassinato da un liberto nel 96. Ricordate, cari amici, chi erano i liberti? Sicuramente, perché io ve ne avevo parlato col video dell'imperatore Claudio. I liberti appartenevano al ceto povero di Roma, e vi ricordate quando Claudio li porta nel suo governo e gli dà delle cariche istituzionali. Quindi fate sempre dei collegamenti fra i vari video e i vari imperatori. È molto importante, ricordatevi sempre che uno è collegato all'altro. Quindi un liberto ammazzerà Domiziano nel 96 e nello stesso giorno verrà eletto l'imperatore Nerva, di cui parleremo martedì prossimo. Nerva è un imperatore poco conosciuto, non come Augusto, Cesare, Traiano, che erano conosciutissimi. Io, ripeto, vi parlerò di questi imperatori poco conosciuti ma importantissimi per la storia romana. Ok. Quindi abbiamo detto Plinio il Giovane e Svetonio cosa pensavano di Domiziano. Cosa importantissima, cari ragazzi, che finisce la dinastia Flavia. Inizia con l'imperatore Vespasiano e finisce con l'imperatore Domiziano. Dinastia Flavia finisce con Domiziano. Quindi Vespasiano, Tito e Domiziano. Ok. Dominus et Deus. Signore e Dio si faceva chiamare così Domiziano, quindi figuratevi che imperatore era. Lui era il Dio supremo, odiato completamente dal suo popolo. Ok, cari amici Quiriti, quindi martedì prossimo parleremo di Nerva, imperatore molto interessante, e dopo Nerva verrà un grandissimo imperatore romano, forse il più grande. Quindi io purtroppo starei con voi, ma 10 minuti fa l'imperatore Claudio mi ha mandato un messaggio su WhatsApp, mi ha invitato a cena ai Fori Imperiali. Quindi per forza di cose devo andare, non vorrei che ci fossero qui le guardie pretoriane che mi prendono e mi portano là di peso, quindi non posso deludere l'imperatore Claudio. Quindi noi ci vediamo martedì prossimo con Nerva e ricordatevi sempre, cari amici Quiriti, che voi siete il centro del mondo. Ciao!